esaltante partita del V-Day. Sì, sì, direi che per il pubblico è stata decisamente molto interessante. Il finale è stato straordinario, credo. Magari non tanto bella tecnicamente, ma con parecchi alti e bassi, quello che vuole la gente. Sì, i toni agonistici assolutamente elevati, io credo che neanche il miglior regista poteva pensare a un finale in questo modo, e credo che sia stato merito di tutte e due le squadre, grande merito a Macerata, ha vinto secondo me con pienamente meritato. Torni di nuovo all'estero, Portogallo, CT per la World League. Dalla World League. Sì, sì, è un'esperienza che volevo, che cercavo, che mi entusiasma molto, e parto con una grandissima volontà, spero di riuscire a fare nel migliore dei modi. Non abbiamo così tanto tempo, ma l'obiettivo primario sarà la qualificazione per l'Europeo, quindi qualche mesetto per lavorare c'è. Che cosa ti ha spinto ad accettare questa scelta, l'ennesima all'estero? Beh, insomma, come ho detto prima, era da tempo che cercavo questo tipo di esperienza. Perché proprio questa? Perché proprio questa? Intanto perché è stata una cosa che abbiamo concertato molto velocemente. Queste, generalmente, secondo la mia esperienza, quando ci si vuole ci si prende subito. Il presidente mi ha presentato un certo tipo di progetto, io ho dato la mia idea, ci siamo trovati sulla linea e non abbiamo avuto difficoltà a metterci insieme.